Dal 2 al 6 ottobre, Fiera Milano ospita la rassegna internazionale dedicata alle tecnologie di produzione. Giunta ormai alla 28esima edizione, BIMU presenta la più qualificata offerta di macchine e utensili a asportazione e deformazione, robot, sistemi di automazione e tecnologie ausiliarie. Sotto i riflettori, circa 3.000 macchine, per un valore complessivo di più di 466 milioni di euro. Il 47% delle imprese espositrici proviene dall'estero, in rappresentanza di circa 28 paesi, a testimonianza del carattere internazionale dell'evento. Tutta l'innovazione per l'industria manifatturiera. Dal 1958 BIMU rappresenta la vetrina per il settore. Jobs come azienda è nata all'inizio degli anni 80 e si è occupata di macchine di dimensioni medio-grandi per lavorazioni di superfici sculturate, terminologia un po' tecnica per dire macchine per fare forme complesse, e ha sempre operato fondamentalmente nell'aeronautica, che è sicuramente il nostro mercato principale, ma anche nel settore automobilistico e in altri settori. L'occasione specifica della BIMU è la presentazione anche di FFG Europe, che è una nuova entità che si presenta per la prima volta sul mercato. È un'azienda di recentissima costituzione e nasce dal management della Jobs, che ha costituito una nuova società unendosi alla FFG International, che è un'azienda di origine taiwanese, anche se oggi ha i suoi reparti produttivi principali soprattutto nel mercato cinese. L'obiettivo di questa operazione è di costruire un gruppo di rilevanza mondiale nel nostro tipico settore applicativo delle macchine di fresatura di grandi velocità. A noi già da tempo avevamo aggregato il Sackman, che è un altro brand storico italiano. Si stanno per aggregare proprio in questi giorni Rambaudi e Sigma. E nell'obiettivo dell'FFG Group c'è l'obiettivo di rafforzarsi dimensionalmente. Oggi sembra strano dirlo, ma si deve diventare più grandi per forza di cose. Lo si deve diventare perché il mercato lo richiede, perché i margini, che sono tutti i giorni un po' più bassi, lo richiedono, e quindi noi lavoriamo in questo senso. La BIMU era tipicamente il mercato italiano. Lei guardi, a quel tavolo sono seduti 5 cinesi, in un altro tavolo ci sono 2 francesi e laggiù c'è una tavolata di tedeschi. Ormai il mercato si è trasformato, l'Italia è, purtroppo spiace dirlo, soprattutto per il nostro settore, è diventato un mercato povero, cioè con una capacità di assorbimento di prodotto abbastanza limitato, mentre invece si sono estremamente rafforzati i paesi asiatici, in particolare la Cina, che è il trattore del mondo in questo momento, ma di fianco alla Cina ci sono paesi come l'India o i paesi del BRIC più in generale, quindi Brasile, India, Russia, stanno diventando i veri grandi mercati nuovi. E anche la concorrenza è diventata tutto il mondo, perché una volta qui lei trovava solo fondamentalmente macchine italiane, oggi lei trova le macchine italiane affiancate da macchine che vengono da tutto il mondo, dalla Corea piuttosto che dall'Australia o anche da altri paesi. Io sono uno sempre abbastanza scettico sulla validità delle fiere, sui risultati che si ottengono dalle fiere, però devo dire che quest'anno mi sto ricredendo, perché il risultato è sicuramente al di sopra delle mie aspettative, quindi sono soddisfatto per quello che abbiamo fatto. Sarà probabilmente per la novità, sarà perché abbiamo cercato di lavorare di più a livello di promozione, però sicuramente il numero di visitatori in generale, non solo nel nostro stand, quest'anno più alto.